Giornata numero 14 con due autentiche sfide di cartello, Pineto Trastevere e Chieti Vastese. Al Mariani Pavone va in scena lo scontro tra le prime due della classe. Il Pineto ha la ghiotta opportunità di sfruttare il fattore campo e dare una prima strattonata al campionato, volando a più 4 dalla squadra capitolina, che è fortissima in casa ed ha un rendimento più nella norma in trasferta, anche se ha una qualità tecnica dalla cintola in su notevole. I numeri non mentono da questo punto di vista. Con 28 gol fatti, il Trastevere ha di gran lunga il miglior attacco del girone, implementato dall'ultimo innesto Ciottoli dall'audace Genezzano. Un test significativo dunque per la difesa d'acciaio di Amaulo, un gol solo incassato nelle ultime 10 partite. La riapertura del mercato porta anche un'arma in più nel Pineto, il ritorno di Lorenzo Emili, prelevato dalla Samb, ancora più prezioso dopo l'infortunio occorso a Minincleri. L'esperto centrocampista Losicco presenta così il match. È una partita importante, però noi dobbiamo stare sereni, affrontarla come tutte le altre, e dare il 120% come stiamo facendo, e fare le cose giuste e provare a vincerla e provare a fare una prestazione ottima come abbiamo sempre fatto. Derbissimo all'Angelini tra Chieti e Vastese. Stavolta, al contrario della stagione passata, con rappresentanza di tifosi ospiti, 120 italiani disponibili in vendita fino a oggi alle 18 nella sala stampa dell'Aragona. Non ci sarà Orchi, si va verso la conferma del 3-5-2 vittorioso con la Cinzia, con ballottaggio a sinistra tra Gomez e Crisoverghis. Grande ex del match il tecnico Alessandro Lucarelli. Domenica è chiaro che è una partita importante, è una partita, se volete, speciale per me, in una piazza dove sono stato bene. Insomma, ho vinto due campionati, un campionato sicuramente positivo l'anno scorso alla fine in Serie D. Allo stesso tempo allenerò la Vastese e devo andare lì con l'obiettivo assolutamente di fare punti e di dare un dispiacere alla mia vecchia squadra. Chieti rinfrancato dalla vittoria sul Roma City è pronto a ricevere la spinta dei propri tifosi per una gran prova e per mitigare gli effetti della grana Pietrantonio, esplosa ieri quando la società con un comunicato ha fatto sapere di non voler liberare il capitano, che ha manifestato la volontà di andare via. In panchina non ci sarà il tecnico Chianese, squalificato fino al 13 dicembre, e non ci sarà il centrocampista Poletto, ceduto al Mestre. A disposizione il nuovo mediano classe 2000 Davide Paglia, scuola Lazio, che arriva dal Lazio. Arrivo qui con questa settimana che, diciamo, abbiamo un derby contro la Vastese che è molto molto importante. So quanto ci tiene la città, quanto ci tengono la squadra, i tifosi, perché dobbiamo dare quel passo in più, e poi un derby così sentito è sempre bello. Io sono uno che piacciono queste partite, quindi spero di dare il massimo e che vinceremo anche questa partita. Trasferta per l'Avezzano, in casa di un Tolentino in grande difficoltà e privo dello squalificato Adorni. In casa marsicana, periodo di grandi manovre a livello societario, col presidente Gianni Paris che ha annunciato la cessione del 50% delle quote societarie ad un imprenditore di Roma. E a livello di mercato, con le uscite dei calciatori Paolo Ficara e Vincenzo Carrotta, e quella ventilata di Casolla, che per domani resta in dubbio per un acciacco, al pari di Sissé, anche se quest'ultimo dovrebbe farcela. Match casalingo da non fallire per il notaresco. Sconto diretto col Roma City, ultimo della classe. Quasi d'obbligo i 3 punti per alimentare la rincorsa salvezza. Il tecnico De Patre getterà nella mischia i primi 2 rinforzi di mercato, l'esterno Alessandro Gurini e l'attaccante Nicolas Mercado, arrivati dal Pineto. In attesa di ulteriori pedine si seguono l'attaccante romano, un ritorno, e il centrocampista Agnello, ex L'Aquila e Vastese. È necessario muovere con consistenza la classifica. Al rientro, dopo 3 giornate di squalifica, Sadai.